Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati. Mostro interesse. Dai, mostriamolo. Introductions. Irina Akhlov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Che culo. Wait, what? What happened to 10 more crew members? Infatti. Come on, seriously? Shaxan was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Irina. I'm Ci with mancherebbe Gwyn altre. Evans. Altro. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or Perché? just Gwyn. Secondo me sta simpatico, Non gliela parliamo mai. daremo Three se of c'è us tra are le in opzioni. coalition forces together. Specifically, the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. You've earned E it. là là, che storie serie. Award for best ass kiss goes to. Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. Ma All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Quindi le 10 persone di cui parlava prima il tipo in realtà siamo solo noi. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. Soprattutto non abbiamo nessuna skill che serva a qualcosa. Tipo appunto. ECP. Questo posto sembra veramente infinito. Anche a me. Oh, Neo Los Angeles. Bene, regione scoperta. Infatti, Ah, c'è pure Pop. io. Yeah. Ma stai ballando o vuoi? No, sto cercando di capire se potevo saltare giù, no, seriamente. Non puoi. Ho deciso di non morire. Questo pacco è indirizzato alla torre di Blade, nell'edificio più grande. Vabbè, sono efficienti come le poste italiane. Zack. Devi andare nel giallone, Giulio. Sto cercando di andarci. Sono nel giallone. Sì, sei nel giallone. Caricamento, stop. Però Yo! questa Questa musica è base. pop, cazzo, casa. Quindi. Dovrei partire un freestyle qua. Ci abbiamo la base. E Invece un invece cazzo, non siamo capaci di fare questo come nessun altro. Ma perché c'hai le cavaliere elettroniche, c'ha sta qua. sono i cavalieri. Ale. A posto, lui si sta schiantando. Senza suscitare la preoccupazione di nessuno, peraltro. Beh, lui giustamente dice ci pucciamo nell'acqua, magari non andiamo a fuoco, però l'acciaio nell'acqua. Ah, è atterrato, dai. È andata quasi. Ma. Tutte donne. È il mio mondo ideale. Finora abbiamo visto un uomo. Quindi. Sono veramente chubby. Io più la guardo, più dico. Più è chubby. Più è chubby. Da schiaffi proprio. Il tasto dell'espulsione. Questo è un maschio. Secondo voi pulirsi la faccia con Questo qui un'armatura? sembra quello di Zelig, Anche lei è chubby, sì. quello di Zelig, quello che fa quello che faceva il tamarro vestito di bianco. Guardalo bene. Ah, sì. Un po' sì, vero. Perché ha la fronte alta. È lui, guardalo. Giovanni Vernia. Esatto, è lui, cazzo. Porca la miseria, che ha fatto anche un Comunque, la film. barra del caricamento, cioè, è inaffidabile come poche cose nel mondo. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt. Hey, look at that. The intake exhaust bypass is reversed. Ah, cazzate!
You caught that. You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey, Elma. How'd it go out there? Non cambiare discorso, stronza. Would this be one of the you-know-whos? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Figurati le peggiore. Preoccupati. Cosa vuoi? Chiedi quanti anni ha, scusa. Chiedi quanti anni ha. Maiale. Dai. She's 13, and I know, she looks young, and she is young, but trust me, she's one of our top talents. Most of the time, that is. Presa! You guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the scale. What? Ah, è lui che deve pulire pure. Povero. Don't mind it. Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Poveraccio. La dittatura delle donne, proprio. Madonna, che vita. Impresa sbloccata. Capitolo 1 in corso, 2 su 5. Io. Quindi, mo, membri disponibili. Ah, perché puoi pure prendere Lynn. Direi che sono, beh, che è livello 5, quindi che sarebbe, però mia, soldato corazzato. Comunque direi che io sono livello 4, è caro mio. Uomo di poca fede. Dai. Ah, perché vedi, poi posso scambiarli, capito? Dai, mettiamola nella crew. Nella io? Pimp My Ride crew, la chiameremo. Bene, come faccio uscire da qua? Conferma? Sì, conferma. Ah. Sto confermando. Devi andare giù. Ah, devi, qua, okay. Sì, beh. Io. Quindi... Stronza, dove devo andare? Ma lì c'è una cosa, sì, viola, quella che... E ci sono dei pallini gialli che non so. Guarda. Più a lungo stai con qualcuno, più la vostra intesa sarà profonda. E più a lungo combatti con qualcuno, più forte sarà il legame che vi unisce. Wow. Cos'è? Pilota di trasportatori. Dai, parliamo con questa stronza. Che ci vede arrivare tra donne, tu dici, tu ne approfitteresti, voglio dire. Io subito farei lo sgargiante del tipo, uè, cosa vi porta da queste parti? Tac. Ancora. Scrive un trattato sull'utilità delle barre di caricamento. Fai vedere il minutaggio, prego. Il minutaggio? Sì, per così, per controllare, non per... 7 minuti. Sì, no, immaginavo che ci sta portando con questo super. Allora ci pigli e ci carica via subito, hai capito? Come se fossimo dei puttanoni. Esatto, mica scemo. Hai capito? C'è l'altro che non ha detto niente, cioè non c'è stato un dialogo prima di questa scena. No, manco il prezzo. Ma pronti via. Cioè, vabbè. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. Quello sembra un drago, lo dico. Certainly come a long way in the last few weeks. But there's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into four districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, scale development. Ricordati, Giulio, perché secondo me sarà un delirio. Ma non mi sta facendo vedere niente, quindi c'è. Vabbè, una zona industriale cibo. Remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district. Non è che ci sta. Cioè, ci sta dicendo delle cose, ma. Next is the commercial district. Uguale a Rodeo Drive. Cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. Ma la gente dove cazzo vive? Questo... District. Ah. Housing and more housing. Plus
a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Ci sono i libri? Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley, as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. Hai capito, Giulio? Ho capito. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Ah, proprio cazzo, sono addestrati e manco l'Alitalia, cazzo. Vabbè. Bene. Severi, ma... breve, come, ma come intenso. Come sempre, giusto. Beh, questi elicotteri cazzuti sembrano fare a casa nostra. Potrei usare tutte queste cose che vedo. Ma il robotone giro, penso, no? Di sì. Il robotone sì, c'è scritto qua dietro. Non saprei. Enjoy your stay in the administrative district and thank you for flying Linley Airlines. Right, let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. Mm. Io voglio sapere cos'è il 60%. Ma se... we'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Ma secondo te può essere questo Xenoblade, può essere visto come una risposta della Nintendo a Final Fantasy? In certo qual senso, sì. Cioè, guarda che robottone, cazzo. Sguà anche di... Transformer, perché c'è le ruote dietro. Anch'io ci sono pensato. Beh, tutto sa di giapponesata. Cos'è? Perché vedi che c'è un quadratino giallo? Boh. Forse devi fare AAAA. Sì. Minchia. Accesso negato, no. Livello 2, Giulio, livello 2, cazzo. Cazzo! A meno che tu non possa... ZR salto, casomai ti viene. Via dell'armeria, mamma mia. C'è Regina qui. Parliamo con Regina? Sta stronza. Chiedi a Regina del suo negozio. Sì, dai, magari può essere utile. Well. Mio marito raccoglie il lavoro, è un pathfinder, quindi trova sempre. Purtroppo non ho niente da mostrarti adesso, sì, va bene, dai, schiaffiamoci dalle palle, ok? Allora, parliamo, vediamo cosa dice, per curiosità. Ma... ma che idea è? Sarà sparito il marito. Ma devi morire, brutta strozza. Ma no, gli è sparito il marito, deve ma il marito tipo torna. Somatizzare. Il marito sarà puttane. Ma spero per lui. Stai andando nella direzione sì, opposta, no, so perché c'è quella... stato pallino bianco, quello che cos'era. Lui. Fritz. Che cittadini di NLA. Neo. Sì. Beh, lui sembra un po' il Ken della Barbie, non so se lo guardi bene. Assomiglia vagamente a lui, proprio. Bla bla bla. Ok, tutto molto utile. No, voglio sapere cosa dice, voglio vedere cosa... Che cosa dice? Sì. Ok, vabbè. Hai visto l'intervento fatto dal direttore? Sembra che la babba. Ma sti cazzi, porcaccia. Ah, voi bevete veramente tutto, amici miei. Allora, qua c'è un sacco di gente con cui parlare, sì, cose da fare. Lì c'è una puttana, aspetta, lì. Guarda lì. Questa è per forza una puttana. Ah no, scusa, mi sono confuso. Però sembra. Pensavo fosse tipo in GTA, no? Secondo me è arrotonda. Eccola lì la porta. La porta, Giulio, la porta. Quella, sì. Cioè, tu lo sai che se ti metti a parlare con tutte non esci. Io non voglio parlare con tutti, infatti. Non ne esci più. Oh, abbiamo scoperto l'ingresso Blade. Yeah, spagate. Sai che non lo esploreremo mai questa zona, ce lo dico per a favore dei nostri utenti, così. Ma perché tu la vorresti esplorare? No, lo dico. Cioè io la vorrei esplorare se avessi solo questo gioco. Non è così?
per i prossimi 10 anni, però. Feel free to come and go as you please. Mostra interesse. Aggrotta le sopracciglia e non dire niente. Mi piace. Quindi farà. Ma io non ho fatto nessuna domanda. Oddio, Darfene. Ah no. Tra l'altro oggi ho letto una teoria bellissima. È quella di Luke. Ma quella di Jar Jar. What can I say? Adesso me la dici, perché sono curioso. Magari l'ho già sentita, ma... Sì, di sicuro. And he didn't seem quite so upbeat. Non sembriamo così briosi? Siamo briosi. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here. Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah, yes. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Hai capito, preparate il tè alla zoccola. Dicevo, c'è questa bellissima teoria per cui Jar Jar è il capo supremo dei Sith. Ah sì, l'avevo letto. No, però non ho letto in dettaglio, come mai? Sono diversi indizi che ti portano a pensare che lui sostanzialmente faccia il pirla, ma non sia un pirla. Il principale dei quali è il fatto che dopo la minaccia fantasma, diciamo, lui sta sempre insieme a Palpatine. E i Sith sono sempre in coppia, un maestro e un allievo. E Palpatine dici che sia l'allievo? Esatto. Oddio, sarebbe bellissimo. Poi ci sono una serie di altri indizi a caso sparsi per, cioè, presi da varie cose, però questo qui è il principale. Come Kentaro Nagi? Perché? Il giapponese come me è questo. Ma Bruce Lee. Fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. Got a job right here with Blade. She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Bene. Spiegateci. Well, where should we begin? Informati. Aspetta! Diamo appuntamento al prossimo video, così... Ciao, eh! Sì, sì. Ciao, One! Aspetta!